Alleluia. È finita, finish, finish ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nash, nella casa del pane Balloon. Oggi lunedì 27 maggio è finito il campionato, almeno c'è un'altra partita, però insomma incrocio le dita perché questa partita secondo me mi stuzzica molto. Può essere una sorta di... Adesso ne parliamo, adesso vi dico che cosa carina che può essere questa tra Atalanta e Fiorentina, ma non voglio portare sfortuna a nessuno e voglio dirla sì, però insomma rimanendo un pochettino sul chi va là. Detto questo, ragazzi, bisogna guardare insieme la classifica, dedicarci 10 minuti insieme, fare i voti di questa stagione, i voti, insomma, dire la nostra, insomma, non mi piace poi dare i voti, non è che... mi dava fastidio poi quando li davano anche a me, quando li facevo, perciò... Però dai, facciamo una sorta di, come si dice, di riassuntone su questa stagione, dicendo la nostra, chi è andata bene, chi no. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto nei messaggi ditemi i vostri voti, fatemi la vostra classifica, ditemi la vostra sostanzialmente, così ci dedichiamo appunto un po' di tempo insieme e poi inizia il calciomercato, la girandola degli allenatori, insomma... C'è tanta carne al fuoco, non sono sicuramente contentissimo di quello che sta succedendo, però ahimè quello è quello che bisogna portare a casa. Perciò dai ragazzi, iniziamo subito, mettiamo gli occhiali e partiamo dal basso, Salernitana insieme a Sassuolo e Frosinone, insomma la Salernitana e Sassuolo oramai lo sapevano già da tempo. Il Frosinone ieri è retrocesso in una giornata un pochettino particolare perché ci sono stati capovolgimenti di fronte, insomma, è successo un pochettino di tutto. L'Empoli all'ultimo ha segnato, insomma, ha mandato dietro. Mi è spiaciuto un pochettino vedere Di Francesco così, però insomma, è la legge delle partite secche, delle partite dove non devi guardare quello che fa l'avversario, giocarti la tua, e soprattutto vale la legge di non arrivare all'ultima partita e giocarsela, soprattutto per il Frosinone che aveva fatto molto bene, perciò insomma da quel punto di vista non ci puoi fare niente. È il gioco, come la mettiamo per queste tre squadre che sono retrocesse? Beh, il voto sicuramente non può essere positivo perché se sei retrocesso sicuramente non è positivo, però tra Salernitana, Sassuolo e Frosinone c'è chi è andato veramente peggio, cioè, al Frosinone gli si può dare un voto abbastanza alto, no? Nel senso si può dare un 5,5, è stata negativa perché è retrocessa, ha fatto vedere delle cose buone all'inizio, si è persa insomma in quei 2 mesi dove veramente non è riuscita a fare risultato e poi è sprofondata in questo vortice così, però insomma... Al netto che la stagione non è stata sufficiente, io gli do un 5,5 perché comunque se l'è giocata fino all'ultima giornata, perciò insomma, ci sta poi, ripeto, retrocedere, però comunque fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata aveva possibilità. Così non è stato invece per il Sassuolo secondo me tra le tre, quella che ha fatto peggio, 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 non mi interessa infortuni, non mi interessa niente. Il Sassuolo dopo 11 anni di Serie A e dopo tutte le agevolazioni, prestiti di giocatori, è una società molto amica delle grandi, no? Diciamolo, non c'è nulla di male, no? Perciò da quel punto di vista vende bene, quando ha bisogno prende in prestito, perciò... cose che non hanno potuto fare magari Salernitana e Frosinone, perciò da quel punto di vista è stata un po' più facile per meriti, non per meriti, non lo so, però queste conoscenze facilitano la situazione e per quello che è il Sassuolo, per i giocatori che aveva, per la storia che ha il Sassuolo negli ultimi 11 anni, fare una stagione del genere è a dir poco imbarazzante, chiudere a 30 punti, penultimo in classifica, e diciamo che di questi 30 punti 6 sono stati letteralmente regalati, perché sennò avrebbe finito a 24, e diciamocela chiara, io gli do un bel 2 perché per quello che è il Sassuolo mi aspettavo, ci può stare poi retrocedere ragazzi, perché può succedere, però non in questa maniera, male, 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 2 Sassuolo, e alla Salernitana sicuramente vale un 3, insomma giusto uno in più del Sassuolo, ma insomma...
ha finito troppo presto il suo campionato, oramai è 2 mesi che sapeva che sarebbe tornata in Serie B, perciò male anche per la Salernitana, che comunque dal punto di vista dei giocatori, insomma, quando tu hai un Candreva, Fazio, insomma, non è che non li aveva i giocatori la Salernitana per poter lottare anche lei fino all'ultimo, perciò ha fatto veramente male, è una stagione da tre, ripeto, ha il punticino in più, ma proprio perché secondo me il Sassuolo per quello che doveva fare sicuramente meglio e gli do il voto più basso delle tre. Detto questo, tutte e tre non arrivano alla sufficienza perché, insomma, sono andate male, sono andate molto molto male. Arriviamo a Empoli. All'Empoli gli do un bel 6, dai, un bel 6 perché dopo un inizio, perché bisognerebbe dividerlo l'Empoli, no? La prima parte e la seconda parte, però insomma nel complessivo noi diamo un voto unico, gli do 6 perché si è riuscito a salvare, anche se in extremis all'ultimo secondo si è riuscito a salvare. E poi comunque aveva fatto sì molto male nel girone d'andata, ma poi appena è arrivato Nicola ha fatto veramente decisamente meglio, si è visto una squadra volenterosa di volersi salvare, perciò da quel punto di vista il suo 6 se lo porta a casa in maniera netta. Arriviamo al Cagliari, al Cagliari invece gli do un bel 6 e mezzo pieno. Beh, 6,5 pieno perché è vero che è a pari punti dell'Empoli, però insomma il Cagliari l'ultima partita se l'è giocata proprio così a Tarallucevine, nel senso che poi ha perso, era già salva da settimana all'altra, ma ha fatto un gran bel campionato, lo ha meritato, l'ha meritata la salvezza, ha avuto dei momenti un po' così, tra alti e bassi, però poi con l'allenatore che è Ranieri, insomma, è riuscita a portare a casa una salvezza che secondo me l'ha strameritata per la rosa che è, insomma, tornava in Serie A dopo un anno di Bino, e quando sei comunque una neopromossa non è semplice, no? La squadra era stata un po' smantellata, quella che era andata in Serie B 2 anni prima, perciò riprendere subito, insomma, il campionato di Serie A non è semplice, perciò un bel 6,5 pieno. Udinese 37 punti, un punto in più del Cagliari, si è salvato, è andata a vincere a Frosinone, però il suo voto, ragazzi, per quanto mi riguarda, è 4. 4 all'Udinese, anche se si è salvato. Non mi è piaciuto, anche ieri non meritava la vittoria, è stata una stagione a dir poco imbarazzante, tantissimi pareggi. Ragazzi, è un mio parere personale, è un mio voto personale, ripeto, valuto anche perché se no bisogna dare insufficienza a chi è andato in B, la sufficienza a chi è rimasto lì e bravi primi. Non è così, insomma, io voglio valutare l'Udinese e l'Udinese, è una squadra storica in Italia, in Serie A, perciò per quello che ha fatto, per il fatto di essersi giocato l'ultima giornata, la permanenza in Serie A e non averla neanche meritata questa vittoria, perché se avesse perso l'Udinese, ma anche solo pareggiato, sarebbe stato più giusto, forse molto più giusto alla sconfitta, perché per le occasioni che ha avuto il Frosinone, poi è vero che alla fine vince chi segna, però insomma nei meriti l'Udinese non meritava ieri e ha fatto una stagione a dir poco imbarazzante, perciò per me è proprio un 4 sostanziale perché non mi è piaciuto assolutissimamente. Arriviamo a Lecce, ragazzi. Il Lecce 38 punti pari al Verona. Io a queste due squadre gli do un bel 6,5, dai, un bel 6,5. Il Lecce ha fatto molto bene all'inizio, poi si è perso un pochettino, poi si è ripreso, insomma, ha fatto una stagione da 6,5 sostanzialmente. Squadre così, riuscire a salvarsi con qualche giornata d'anticipo è una gran bella cosa. Ha proposto del bel calcio a volte no, però insomma ci sta, no? Perciò per me è un bel 6,5, così come anche al Verona, che ieri ha fatto una gran bella prestazione anche contro l'Inter, ha giocato, ha reagito, insomma, anche se poi l'Inter poteva vincere in maniera netta, però insomma, ma al netto della partita di ieri è stata una stagione da 6,5 anche per il Verona, perché se l'è giocata veramente alla grande la sua permanenza in Serie A, perciò 6,5. Monza, 45 punti. A Monza gli do un 6,5 anche al Monza, perché è vero, non era scontato ripetersi. L'anno scorso ha fatto decisamente meglio,
Quest'anno, adesso noi diciamo ha fatto il suo, no, in realtà non è così, perché Monza, ricordiamo, è il secondo anno di Serie A, non aveva mai partecipato prima, l'anno scorso ha fatto una grande impresa, quest'anno si è ripetuto nella salvezza, diciamo non è mai stata in discussione la sua permanenza in Serie A, non ha mai rischiato nulla, perciò da quel punto di vista bene, però per quello che si era visto l'anno scorso è vero che ha cambiato molto, io mi aspettavo comunque qualcosina in più. Detto questo, è una stagione da 6,5 pieno. Io sono un po' tirato con i voti, perciò dico un bel 6,5 pieno. Genoa invece, a Genoa gli do un bel 7, 7 più perché il Genoa, ragazza, tratta, ha fatto vedere un gran bel calcio. Neopromossa, un allenatore novello in Serie A, ha proposto bene le sconfitte che ha avuto, è uscita sempre abbastanza testa alta anche nelle sconfitte, ha proposto il suo gioco, non si è mai. No, ragazzi, ha fatto veramente un grande campionato, 49 punti, ragazzi, 49 punti non sono pochi per una squadra che è appena tornata in Serie A e che è dovuta ripartire con un nuovo allenatore, perciò un bel 7 più al Genoa che se lo merita. Arriviamo al Napoli. 53 punti, pari al Torino, Napoli ragazzi, Napoli 4, 4 a Napoli, mi spiace dirlo, ma è inaccettabile e lo dico da esterno, no? Insomma io tifo Milan, perciò, ma è inaccettabile che una squadra come il Napoli, col blasone che ha il Napoli, con la squadra che ha il Napoli, l'anno scorso il Napoli ha piegato a metà il campionato, l'ha stravinto in lunga e larga, ha fatto l'Inter di quest'anno sostanzialmente l'anno scorso il Napoli e non ha cambiato nulla se non l'allenatore che ha la sua importanza, perché per l'amor di Dio non voglio dire che non conta niente, però ha la sua importanza. Il direttore sportivo va bene, sì, però insomma, ha l'importanza ma in maniera relativa, non è che il direttore sportivo è andato via e si è portato via tutti i giocatori che aveva portato prima, è andato via lui, punto e basta, perciò la squadra che aveva costruito in maniera ottima in precedente era rimasta, perciò il direttore sportivo lascia il tempo che trova in una squadra, dopo che l'ha costruita, l'ha costruita, se l'ha fatta bene, se non se la porta via sostanzialmente, perciò al netto di quella, l'allenatore ha avuto più importanza averlo perso, però insomma la squadra è rimasta tale. Sì, hai perso Kim, che era molto bravo a tenere i reparti stretti, la difesa col centrocampo. Sì, però ragazzi, il Napoli è arrivato decimo, ha fatto 53 punti, pari al Torino, ha fatto una stagione, non è mai stato in lotta per nulla, mai, 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 anche quando era in zona Champions, in zona Europa League, tendeva sempre a fare poco confronto alle altre, ed questo è inaccettabile per una squadra che l'anno scorso ha divertito, perciò vedremo cosa succederà poi col nuovo allenatore e le voci che circolano sono buone, ma parlando del Napoli di quest'anno è un Napoli da 4, perché per quello che è il Napoli e per quello che ci si aspettava è inaccettabile rimanere fuori addirittura anche dalla Conference League, perciò 4 al Napoli. Al Torino gli do un 6 meno, nel senso che è il suo, ha fatto il suo, ha fatto quello che fa tutti gli anni, arriva nono, decimo, undicesimo, nono, decimo, l'ho detto, e anche durante l'anno è sempre a quel livello lì, gli do un 6 meno perché ogni tanto magari fare qualcosina in più ci sta. Poi ragazzi, vedremo cosa succederà perché se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League conquisterebbe un posto in Conference e magari dal 6 meno puoi fare 6 più, ma perché un 6 più perché vai in Europa anche se non per merito tuo, ma per la Fiorentina, però insomma ci vai e te la giocherai. Diciamo, la lasciamo un po' stand-by, da 6 meno può passare a 6 più. Alla Fiorentina a livello di campionato gli do un 6 risicato, nel senso che io sono molto pretenzioso dalla Fiorentina perché per me è una squadra che a tratti ha giocato un bel calcio e secondo me Lazio e Roma non sono poi così tanto superiori alla Fiorentina. Mi sarei aspettato, è vero che la distanza a livello di punti non è molta, no? Sono 4 punti dalla Lazio, però insomma mi aspettavo che se la giocasse un po' di più con loro due, no? È vero, ha avuto la Conference, è arrivata fino in fondo e vedremo come andrà a finire questa settimana. Speriamo in bene, però insomma
il campionato è stato un po' così, un sei risicato secondo me. La Lazio è veramente da dividere, perché veramente appena hanno cambiato allenatore ha svoltato, però comunque anche Sarri non aveva fatto, aveva fatto malissimo l'ultimo periodo, ma benino all'inizio. Insomma, nell'insieme il campionato della Lazio è da 5 e mezzo, è da 5 e mezzo perché non ha mai avuto continuità, perché comunque l'anno scorso aveva fatto un secondo posto e quest'anno arriva settima, e perciò non si può dare una sufficienza a una squadra che sostanzialmente, a parte Milinkovic-Savic, che hai detto niente, però insomma a parte lui, poi è rimasta più o meno quella, e dal secondo posto arrivare settimo, male male, è vero, si è giocata la Champions League, ha passato in un girone abbastanza duro, poi ha incontrato il Bayern, dove gli ha fatto vedere i soci verdi perché all'andata aveva anche vinto, perciò insomma da quel punto di vista lì, però io parlo di campionato, il campionato ha fatto maluccio e non mi è piaciuto. La Roma, ragazzi, che dire, anche la Roma, io mi spiace, ma la Roma non posso andare oltre 5 e mezzo perché ci credevo a un certo punto che la Roma potesse andare in Champions League, purtroppo sul finale è un po' calata e poi ha trovato davanti una squadra che non ha perdonato, perciò alla Champions League poteva andare anche non per merito suo, no? Nel senso che se l'Atalanta avesse perso ieri, insomma, poteva ancora sperare, poi bisognava vedere l'altra partita, insomma, adesso l'Atalanta è quarta, perciò la Roma non entrerà, l'Italia non porterà sei squadre in Champions League, la Roma andrà in Europa League, perciò è una stagione un pochettino simile a tutte le altre, non penso che i romanisti siano contenti. Poi, detto questo, per me è una stagione da 5 e mezzo, tra alti e bassi, al netto degli allenatori. Bologna, stagione da 8. 8 la stagione del Bologna perché arriva quinta, sì, ha calato poi le ultime due partite dove già aveva conquistato la zona Champions, arriva quinta e già quello è un traguardo pazzesco, arriva in Champions League, ma ha proposto un calcio pazzesco, ha divertito, veramente è stata bella in lungo e in largo, perciò è un 8 veramente pieno del Bologna, per il Bologna, perché ha fatto veramente vedere delle gran belle cose e mi è piaciuto molto, perciò complimenti al Bologna, insomma una qualificazione storica. Il Bologna non era mai stato in Champions League se non quando vinse appunto lo scudetto, ma poi non era mai arrivata tra le prime quattro anche negli ultimi anni, perciò insomma è un traguardo storico. È vero che arriva quinta, ma ripeto, arriva quinta perché cala poi le ultime due partite quando aveva già conquistato la Champions League. Insomma, se ricordiamo benissimo la partita contro la Juventus da 3-0, la regala poi 3-3 sostanzialmente, col Genoa perde, insomma, le ultime due partite così, se no veramente poteva confermare il quarto posto, ma va bene così, va bene, è stata una grande stagione. Atalanta, ragazzi, 9,5. Atalanta 9 e mezzo, non si può non dare 9 e mezzo a una squadra del genere, perché non arriva alla perfezione solo perché non vince il campionato, ecco. Però insomma l'Atalanta vince l'Europa League, arriva in finale di Coppa Italia, poi la perde, però arriva comunque in finale e in questo momento è quarta, ragazzi, è quarta e può addirittura ambire al terzo posto se dovesse vincere il recupero con la Fiorentina, perciò è una stagione da incorniciare. Con il materiale a disposizione, Gasperini ha fatto un qualcosa di miracoloso quest'anno e soprattutto di divertente per noi tifosi di altre squadre. Perciò l'Atalanta 9,5. L'Atalanta arriva da 6-7 vittorie consecutive e in un campionato di Serie A non è semplice, soprattutto con le partite che aveva anche di Europa League, vinte in quella maniera. Veramente è stato un qualcosa di clamoroso la stagione dell'Atalanta, per me è da 9,5 e da incorniciare. Juventus 71 punti, terza in classifica per il momento, per me è una stagione da 6. 6, non puoi dargli l'insufficienza perché comunque l'obiettivo della Champions League l'ha raggiunto, comunque un trofeo l'ha portato a casa, la Coppa Italia, perciò è vero, no? Sono per queste squadre, io valuto il blasone per le squadre, per la Juventus, la Coppa Italia ne ha 500,
perciò, però è un trofeo e l'ha portata a casa. E in Champions League ci è arrivata. Per mezzo campionato ha lottato anche per i vertici, no? Poi dopo è calata, non poteva reggere perché comunque il materiale anche per la Juventus è quello che è. Però è una stagione sostanzialmente da 6, nel senso che non ha mai divertito. Alla grande, le sue partite non sono mai state divertentissime, ha portato a casa i punti, perciò quando poi l'obiettivo iniziale lo porti a casa non puoi essere insufficiente. Non è un voto alto perché non mi sono mai esaltato nel guardare le partite della Juventus. Detto questo, sufficienza piena perché comunque la Champions League la porta a casa e anche un trofeo, la Coppa Italia. Arriviamo al Milan, 75 punti. La stagione del Milan anche lì non va oltre la sufficienza. Una stagione veramente tra alti e bassi, ma una stagione che non mi è piaciuta, ma soprattutto sul finale abbiamo preso valangate di gol. Non siamo mai stati, perché noi a tratti abbiamo fatto dei risultati che ci portavano a pensare di poter gareggiare. Poi dopo, quando inciampavi in qualcosina, incappavi nello sprofondo rosso. Perciò non è mai stato lineare. Ha fatto vedere delle buone cose, ma spesso degli errori veramente elementari. Perciò, per una squadra che comunque ha vinto lo scudetto 2 anni fa, l'anno scorso si era giocata la semifinale di Champions League. E insomma, mi aspettavo qualcosina in più, soprattutto perché le avversarie, cioè la Juventus, io le ritenevo inferiori, no? Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, le ritenevo inferiori. Invece, a tratti, in certi momenti si sono rivelate superiori. E per me questo non è la realtà. Secondo me è una stagione da sufficienza, perché poi comunque la Champions League la porti a casa, scusate, non la Champions League, la qualificazione in Champions League la porti a casa. E sei la prima degli sconfitti, arrivi dopo i campioni d'Italia, perciò non puoi dire di essere stato insufficiente, perché se sei insufficiente, quando arrivi secondo contro una squadra che ha fatto 94 punti, non puoi dire di essere stato insufficiente. Però detto questo, sufficienzi, sei meno, ma proprio perché. Vabbè, arriviamo ai campioni d'Italia, ragazzi, ai campioni d'Italia che gli si può dire. Allora, se parlo solo di campionato, è ovvio che lì devi dargli 10, perché se ci fosse stato qualcosa anche in più in Europa, ci sarebbe stata la lode, però effettivamente in campionato non gli si può dire niente, no? Non puoi non dare 10 a una squadra che su 38 partite ne ha vinte 29, due non le ha vinte solo perché le ha regalate per gli amici di Bar Sassuolo, ma adesso a parte gli scherzi. Quando tu su 38 partite ne vinci 29, ne perdi solo 2 e ne pareggi 7, ragazzi, hai fatto un qualcosa di clamoroso. Hai segnato 94 gol e ne hai subiti 22. 22 gol in 38 partite. Meno, dice, veramente, hai fatto un qualcosa di clamoroso. Hai chiuso il campionato a febbraio, matematicamente ad aprile, ma a febbraio lo avevamo già capito tutti. Non è mai stato in dubbio nessuna partita dell'Inter, mai in campionato. Io non mi ricordo una partita dell'Inter che è stata in dubbio, mai, mai, assolutissimamente mai. Anche quando le ha perse. Adesso il ritorno col Sassuolo non lo giudico, però l'andata è stata un po'. Ma non è mai stata in dubbio, perché poi comunque ha perso, ma poteva vincerla, insomma, è stata magari sfortunata nelle occasioni, ma le partite le ha giocate sempre per vincere, ha fatto sempre di più dell'avversario, anche quando ha pareggiato o anche quando ha perso. Perciò, insomma, è una stagione a livello di campionato da incorniciare da 10, secondo me. Peccato, perché si poteva fare qualcosina meglio in Champions League, perché poi l'Atletico non era irresistibile, e se l'Inter fosse riuscita a fare più di un gol all'andata, avrebbe portato a casa la qualificazione ai quarti, e poi da lì in poi bisognava vedere. Perciò, ecco, gli si può imputare quel problemuccio lì agli ottavi con l'Atletico, con una squadra che secondo me è inferiore all'Inter. E in Coppa Italia anche si poteva fare decisamente meglio, perché comunque poi alla fine è vero che è stato, se non sbaglio, eliminata dal Bologna, però insomma,
per come ha distrutto il campionato, si poteva andare a giocare anche lì una finale. Detto e allora non c'è la lode solo per quello, ma a livello di campionato è da 10, ragazzi, senza se, senza ma, non me ne vogliano i miei compagni di tifo che tanti mi criticano. Mi criticano perché tu non sei milanista, perché parli bene dell'Inter. Uno per essere tifoso di una squadra deve parlare male per forza dell'altra. È una sorta di è un discorso un pochettino particolare. Uno è tifoso di una squadra se parla male della rivale, se no, se non parla male della rivale, non tifa quella squadra lì. Va bene, opinioni. Dai, ragazzi, ci vediamo più tardi per commentare qualche cosa che non mi sta andando giù. Per quanto riguarda la storia tra Atalanta e Fiorentina e il recupero. Io spero che la Fiorentina riesca a vincere la Conference League. Farò un grande tifo come l'ho fatto per l'Atalanta, lo farò anche per la Fiorentina perché merita. L'anno scorso ha perso in finale. Non sarà facile perché gioca con una squadra che sostanzialmente gioca quasi in casa. Olympiacos si gioca ad Atene, perciò, però insomma, può farcela la Fiorentina, deve fare la partita della vita. E se dovesse vincerla, insomma, mi sembra che non c'è un trofeo perché siccome c'è la Supercoppa d'Europa che la gioca. Chi vince la Champions League contro chi vince l'Europa League l'anno prima, no? Però non c'è una supercoppa tra chi vince l'Europa League e la Conference League. Eccola qua. Perciò noi ci aspettiamo la finale, la finalina di Supercoppina, di Europina Conferenzina. Ecco, Atalanta-Fiorentina può essere, è bello, è un recupero, è vero, una partita di campionato, però può essere una sorta, si può vederla in quella maniera anche perché non si giocano nulla, no? La Fiorentina, anche se dovesse vincere, rimarrebbe comunque ottava. Sì, l'Atalanta si gioca al terzo posto, con una vittoria supererebbe la Juventus, però insomma non è che c'è un trofeo in palio, perciò può anche essere una sorta di finale tra le due squadre che hanno vinto le competizioni europee minori, perché no? Speriamo, incrociamo le dita per la Fiorentina. Dai ragazzi, vi abbraccio di cuore a tutti quanti, vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana, vi chiedo un bel like al video, come dico sempre io, belli siete.